Tutto pronto per l'avvio dei test sulla nuova piattaforma di tracciabilità informatica dei rifiuti Rentry. La Direzione Generale per l'Economia Circolare del Ministero dell'Ambiente ha reso note le attese istruzioni di compilazione dei nuovi modelli di registri di carico e scarico e formulari di identificazione dei rifiuti, pubblicate con decreto direttoriale dopo due giri di consultazioni con le associazioni delle imprese e le sigle delle software house. Queste ultime ora dovranno calarle nei sistemi gestionali in uso a produttori, gestori e trasportatori di rifiuti per garantire la tenuta digitale in interoperabilità con il Rentry. I documenti con le istruzioni disponibili sul portale ufficiale del Rentry chiariscono nel dettaglio le procedure che i soggetti obbligati dovranno seguire per l'emissione e la compilazione dei formulari di identificazione e per la corretta tenuta dei registri con l'indicazione dei campi da popolare e un nutrito elenco di casi specifici, dai rifiuti prodotti da attività di manutenzione ai rifiuti da attività sanitarie, dai rifiuti da manutenzione fognaria a quelli da costruzione e demolizione. Non tutti i nodi però risultano sciolti. Per le software house resta ad esempio da chiarire il rapporto tra le tempistiche di annotazione sul registro di carico e scarico digitale e l'invio dei dati delle movimentazioni a Rentry, ma anche la gestione del periodo di convivenza tra modelli cartacei e formati digitali. Chiarimenti che, garantisce il Ministero, saranno forniti attraverso FAQ e, in casi più articolati, vere e proprie schede informative rese disponibili sul portale web del Rentry. La pubblicazione delle istruzioni per la compilazione, che segue quella delle modalità operative per la trasmissione dei dati, completa la fase propedeutica al lancio dei primi test su Rentry, che partiranno a gennaio 2024 e che serviranno anche ad apportare eventuali correzioni ai decreti direttoriali in vista delle prime iscrizioni. L'obbligo scatterà dal 15 dicembre 2024 al 13 febbraio 2025 per enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti.